parte col destro. Che gol! Fine primo tempo, siamo qui con Solla, prosperoso giocatore della New Team che per oggi qui al Kennedy perde 4-1 se non mi sbaglio contro il QPR. Come mai questo primo tempo così? Abbiamo avuto predisposizioni da Cesarano che dopo la partita facevamo il funerale. Ah ok, allora va bene. Ma che fa? Ok, va bene, non ho parole. Senti, Solla. Stiamo vagando per il campo, non giochiamo, manteniamo posizioni. No, più che altro le posizioni mi rendono un po' perplesso perché non mi sta andando abbastanza bene. Non abbiamo capito ancora il nostro gioco. Vabbè, Solla, in bocca al lupo. L'importante è che lo capiamo, c'è tempo da recuperare. Solla, sei un grande, a dopo. Qui con Martone del QPR in vantaggio di 4-1, si sta lacciando le scarpe, aspettiamo che si alzi in piedi per fare l'intervista. Mi abbasso io. Martone, primo tempo buono, anzi ottimo, avete capitalizzato tutto quello che potevate, avete difeso bene. Come mai questa grande prestazione? Come vi siete preparati? Siamo scesi in campo concentrati perché sapevamo che gli avversari erano forti e finora siamo stati ordinati, abbiamo tutto bene il campo. Abbiamo concretizzato le palle quelle che abbiamo avuto, spero che continuiamo così. Ok, quindi in questo secondo tempo continuare sulla falsa riga del primo. Speriamo. Va bene, in bocca al lupo. Il posticipo della partita, decima giornata, torneo Super Cup, partita tra QPR e New Team di Sarrelli. Il QPR, una sorpresa, 7-2, grande partita, 4 gol di Pasquale, talento. E sono qui con Montanari, sempre della squadra, perché Solla non c'era, quindi faccio una doppia intervista. Partiamo con Montanari. Una grande partita della squadra, di tutti, ognuno ha dato il suo, poi tu hai fatto delle parate strepitose anche nel finale che hanno lasciato il risultato invariato. Sì, hai detto bene, abbiamo giocato tutti quanti una grandissima partita, dal primo all'ultimo, dal portiere, io all'attaccante Pasquale, tutti davvero tutti bene. Però state attenti che sopra c'era l'antidoping, che la guaina come sappiamo. Sì, questo è vero, non va usata il sapato. Non lo diciamo. Non va usato. Facciamo, tagliamo questa parte. Va bene, Montanari, vuoi dedicare, siccome siete tutti e due, vuoi dedicare la tua prestazione? Sì, la mia prestazione, a parte alla squadra, a mio padre viene sempre a vedere. Vai, inquadriamo il mister. Inquadriamo il mister della squadra. Se Montanari va inquadrato, perché è grande. A mia sorella che è martire il compleanno. Faccio gli auguri anticipati. A Peruccio. Vabbè, ok, vabbè, Montanari, grazie. Va bene. E allo sponsor Avetino, inquadriamolo grande sempre. Grande Avetino! Grande Paolo, saluto a tutti. Va bene, ci coroniamo MVP. Questa è il fine dell'incontro, abbiamo anche un buono dell'ottica Emerson. Ah, grazie. Ma io già ce n'ho un'altra. Non li puoi, ecco, no. Mi dispiace, per il venire vai ad occhiali. Va bene, 4 gol per te, una prestazione davvero da giocatore, però hai rubato un gol a Spasiano. Ma io all'inizio pensavo fosse fuori, poi ho detto vabbè, lo faccio lo stesso. Tu sei un bomber, lo sapevi bene che era dentro la palla, però hai incrementato il tuo score, ammettilo. Sì, perché anche perché non sono membro titolare della squadra. Quindi più gol e meno partite. Sì. Vabbè, a scuola avete giocato bene in tutti i reparti, poi ripartivate tu, Niccolò, Spasiano, avete fatto una partita in attacco. Sì, abbiamo puntato molto sulle ripartenze. Anche perché la New Team era messa una forza del campionato, una squadra molto valida e in alcuni momenti avete un po' sofferto il loro attacco. Ma sempre hanno Maddalena che aveva un po' di problemi, però... Senti, vuoi dedicare questa tua prestazione? Ah, io questa prestazione la dedicherei, non lo so, a Max e Sergio. Così. Tanto non ho nessuno da qui dedicare. Che cosa triste. Anche a te, va bene, grazie Pasquale. Va bene, allora grazie Pasquale, gentilissimo, un saluto da SK. Buona domenica. A dopo.